Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo semplicissimo maglioncino, ma davvero morbido e veramente caldo, che io ho deciso di chiamare maglioncino Giuggiola. Questo perché il filato che ho scelto di utilizzare si chiama appunto Giuggiola ed è uno dei nuovi della Mistreco Filati. È veramente stupendo. Ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 130 metri ed è formato dal 62% poliestere, 25% lana merino, 8% microfibra PC, 5% mohair, quindi, e vedete, è peloso, è morbido, ma nonostante sia peloso non dà per nulla fastidio alla pelle. Vedete, io sotto ho indossato per adesso una canotta, non ancora un lupetto, ma io qui lo trovo solo morbidissimo. Il fatto che sia peloso non lo accuso proprio, è veramente un filato spettacolare. Il colore che ho scelto io è lo 04, che è questo sfumato con ve lo faccio vedere bene, con del rosa, rosso, verde, che è un colore che mi ha colpito subito e trovo veramente molto carino. Ma sapete, se avete seguito il video dove ho fatto la presentazione dei filati, che ce ne sono anche altri colori. C'è lo sfumato del blu, c'è il colore natural, quindi ce ne sono alcuni, uno più bello dell'altro, tra cui potete scegliere. Per poter realizzare questo maglioncino, che è una taglia S ma abbondante, vedete, non mi stringe, anzi mi va molto largo. Questa volta ho deciso di non fare una cosa troppo aderente, perché io sotto vorrei indossare soprattutto delle camicie o dei lupetti, quindi questa volta non volevo qualcosa di troppo stretto e mi sono mantenuta larga. Ho usato 350 grammi di questo filato, lavorando sempre con un 104,5. In descrizione, come sempre, vi lascio il link del sito Incentando con i filati, da cui potete acquistare lo stesso filato anche in altri colori. La lavorazione è semplicissima: ho usato due motivi, uno più coprente per la parte centrale della maglia, vedete, più uno stile geometrico, e si realizza ripetendo tre giri, mentre per la parte delle maniche mi sono tenuta sempre su un motivo geometrico, perché comunque dà vita a questi che sembrano dei piccoli rombi, però più larga, e la manica poi scende a campana. In realtà io per le maniche non ho fatto alcun tipo di aumento, è che sono partita proprio mantenendomi larga, in modo tale appunto che man mano che si scende la manica risulti più larga. Ma voi potete farla ancora più larga facendo degli aumenti nei ventagli. I miei ventagli sono formati da due maglie alte, una catenella, due maglie alte. Voi potete fare tre maglie alte, una catenella, tre maglie alte, per farla ancora più larga verso la fine, se vi piacciono quelle maniche a campana che scendono, tipo che arrivano qua, quindi molto molto larghe. E naturalmente voi potete anche decidere di fare lo stesso motivo delle maniche sotto, per creare qui un bordino o anche un collo. Siccome io voglio indossare questo maglione anche sopra delle camicie, non ho fatto il collo, ho lasciato così come è venuto, e infine ho optato anche per non fare il bordino, in modo tale che la camicia possa vedersi sotto, quindi risultare proprio un maglioncino da mettere sopra le camicie e rendere quindi l'outfit più particolare. Detto ciò, mi raccomando, se decidete di realizzare questo maglioncino, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di incentare e spiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram su Incentando con i filati se avete acquistato il mio stesso filato presso il sito Incentando con i filati, o altrimenti se nel mio account Instagram Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistreco Filati linea Giuggiola, che è veramente bellissimo. Guardate quanto è morbido. Il colore che ho scelto io è lo 04, che è questo sfumato del lilla con del rosso e del verde. Lavorerò con l'uncinetto del 4,5 e io ho montato 112 catenelle. Sembra poco, ma stiamo lavorando con uno degli uncinetti grandi, quindi 112 catenelle vanno più che bene. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 7, quindi mi raccomando. Chi deve fare taglia più grande, quindi una taglia M o una taglia L, deve andare ad aumentare sempre tenendo presente il multiplo di 7. Io direi che per una taglia M vanno bene aumentare 4-5 motivi, per una taglia L anche 10 motivi. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi una, due, ops, scusatemi, e 3. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare altre due maglie alte, quindi una e due. 2 catenelle di separazione, una e due.
prendo il filo, salto 6 catenelle di base e ricomincio da capo. Quindi salto 6 catenelle, entro nella settima e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, una, e rientro 2. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro altre 2 maglie alte, una e 2. 2 catenelle, 1 e 2, salto 6 catenelle di base e ricomincio da capo. Quindi salto 6 catenelle, 3, 6, entro nella settima e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, 1 e rientro 2. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro altre 2 maglie alte, 1 e rientro 2. 2 catenelle, 1 e 2, salto 6 catenelle di base, entro nella settima e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il primo giro, ho fatto le 2 catenelle, quindi salto tutte e 6 le catenelle di base, entro nella terza catenella di base che equivaleva alla mia prima maglia alta e faccio una maglia bassissima. Secondo giro, con delle maglie bassissime mi porto all'interno dell'archetto di una catenella del ventaglio. A questo punto mi alzo con una catenella, rientro dentro e faccio una maglia bassa. Avvicino un po' la telecamera così vedete bene, ecco. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo e adesso vado dove ho le catenelle iniziali, quindi non le catenelle che mi separano i due ventagli, ma nelle catenelle iniziali. Se voi vi ricordate, ne abbiamo saltate 6, entro nella terza, quindi salto le prime 2 libere, entro direttamente nella terza e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, vado nella catenella successiva, quindi nella quarta delle 6 catenelle iniziali, e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, e ricominciamo da capo. Quindi vado nell'archetto di una catenella del ventaglio e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, e di nuovo ho qui le 2 catenelle che mi separano i ventagli e le 6 catenelle di base. Entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, entro nella quarta catenella di base delle 6 libere e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, e si ricomincia da capo. Quindi ripetiamo, entro nell'archetto di una catenella del ventaglio e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, entro nella terza delle 6 catenelle lasciate libere di base e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e di nuovo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto per terminare anche il secondo giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Terzo e ultimo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a realizzare 2 maglie alte, quindi una e rientro 2. Una maglia alta sopra la maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare 2 maglie alte, una e 2, e ricomincio da capo. Quindi una maglia alta sopra la maglia bassa, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, quindi una e 2, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle, una e 2.
E si ricomincia da capo, facciamo un'ultima volta insieme, quindi una maglia alta sopra la maglia bassa, due maglie alte nell'archetto e 2 catenelle, quindi una e due, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, 1 e 2, e si ricomincia da capo. Dobbiamo fare questo per tutto il nostro terzo e ultimo giro. Sto per terminare il mio terzo e ultimo giro, ho fatto le 2 maglie alte, entro nella terza catenella iniziale e si ricomincia da capo. Vi faccio rivedere un attimo il primo giro, dato che abbiamo una base diversa. Allora dobbiamo andare a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, rientriamo dentro e facciamo una maglia alta, catenella di separazione, rientriamo e facciamo altre 2 maglie alte, quindi una e due, 2 catenelle, 1 e 2, si saltano 6 maglie alte, si entra nella settima e di nuovo si va a fare il nostro ventaglio, quindi le 2 maglie alte, 1 e 2, la catenella di separazione, si rientra un'altra maglia alta, 2 catenelle e di nuovo si saltano 6 maglie alte. Quindi vedete, alla fine si fa la stessa cosa abbiamo fatto prima. Quando poi andrete a fare il giro successivo, ossia maglia bassa nell'archetto, 2 catenelle, dovrete andare a fare le 2 maglie alte entrando nel giro delle maglie alte. Ne abbiamo saltate 6, quindi entrerete nella terza maglia alta e farete una maglia alta, e nella quarta maglia alta e farete una maglia alta, poi di nuovo 2 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi questa è l'unica differenza tra i giri che abbiamo fatto adesso prima e i giri che adesso andremo a fare. Prima siamo entrati nelle catenelle, nel secondo giro entreremo nelle maglie alte. Ricordatevi sempre che saltandone 6, quando andate a fare le maglie alte dovete entrare nella terza e nella quarta maglia alta. Detto ciò, io continuerò a fare questo motivo, vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo prima di dividere la parte dietro dalla parte avanti. Allora, vedete, io sto lavorando i miei motivi e vedete le maglie alte, eccole, che vanno lavorate nelle maglie alte del motivo precedente. In questa maniera, vedete, si formano queste sorti di quadratini, se così vogliamo chiamarli, quindi come qui se ci fossero sempre una striscia di 2 maglie alte e qui un ventaglio con una catenella dove c'è la maglia bassa. Benissimo, era solo per farvi vedere come vi viene la lavorazione. Adesso io continuerò e ci rivediamo dopo quando vi dirò quante volte ho ripetuto il mio motivo. Dunque, io ho ripetuto il motivo per 14 volte, quindi dal basso verso l'alto il motivo l'ho ripetuto 14 volte e adesso sono andata a mettere i marcatori. Per poter mettere i marcatori io mi sono andata a contare i miei ventagli in orizzontale e ne ho 16, quindi ne ho messi 8 avanti e 8 dietro. Mi raccomando, se avete dispari, quindi non so, 17, quello in più va sempre sul davanti, perché sul davanti abbiamo il seno, quindi la maglia tende a tirare di più. Per mettere i marcatori mi avvicino con la telecamera così potete vedere meglio. Allora, che ho fatto? Io ho contato, come vi ho detto, i ventagli, ne ho messi 8 avanti e 8 dietro. Il marcatore l'ho messo in corrispondenza delle 2 maglie alte che mi separano il ventaglio. Vedete, io qui ho i 2 ventagli, ho le 2 maglie alte, ho le 2 maglie alte pure qui nel giro di tutte le maglie alte, sono andata a mettere il marcatore giusto in mezzo. Vedete, 2 maglie alte, le 2 maglie alte in corrispondenza e il marcatore in mezzo. Stessa cosa anche da quest'altro lato. 2 maglie alte, il marcatore nella maglia tra le 2 maglie alte. Per non spezzare il filo io ho fatto delle maglie bassissime fino a ritrovarmi dove ho la prima maglia alta subito dopo il ventaglio. E adesso andremo a fare il nostro motivo in giri di andata e ritorno, quindi non più in giri di tutto tondo, e andiamo col primo giro in questa maniera. Realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1 2 3 catenella di separazione, prendo il filo, salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare il mio ventaglio, quindi una maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra, 3 2 maglie alte, una e due,
2 catenelle, 1 e 2. Adesso vado a lavorare normalmente come ho sempre fatto, quindi salto 6 maglie alte, entro nella settima e vado a fare di nuovo il mio ventaglio. Scusate, mi è scappato il filo. Quindi 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, ricomincio da capo saltando 7 maglie alte, 6 maglie alte, entrando nella settima. Quindi il primo giro adesso continua normalmente, arriverò fino alla fine e vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il nostro secondo giro. Sto terminando il primo giro, ho fatto il ventaglio, vado a fare una catenella, salto 2 maglie alte, entro nella terza, quindi in quella prima del marcatore, vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il primo giro, secondo giro e vado a fare una maglia bassa dove ho la maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di una catenella del ventaglio e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, e adesso vado a lavorare normalmente, quindi vado dove avevo la maglia l'ultimo, il quarto, il terzo giro del motivo, salto dopo ho fatto il ventaglio le 3 maglie alte, quindi una, due, le 2 maglie alte, 1 e 2, entro nella terza e vado a fare la mia maglia alta, entro nella maglia alta successiva e faccio un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio, vado nell'archetto di una catenella e faccio una maglia bassa. 2 catenelle, prendo il filo, ritorno a contare dove ho l'ultimo giro del motivo precedente e dopo la maglia alta dove ho il ventaglio salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare la mia maglia alta. Ancora maglia alta successiva, un'altra maglia alta. Quindi continuo così a lavorare normalmente il mio secondo giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il terzo e ultimo giro. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto la maglia bassa nel ventaglio, le 2 catenelle, prendo il filo, entro nella terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia, bassa. Ho terminato così anche il secondo giro. Terzo giro è il più semplice perché andiamo a fare 3 catenelle che sono nostra prima maglia alta. Quindi una, due e tre, e poi andiamo a fare 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, una maglia alta dove abbiamo la maglia bassa, e di nuovo 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, 2 maglie alte, una sopra ogni maglia alta. Quindi la lavorazione torna ad essere normale e naturalmente il giro terminerà facendo tutte le maglie alte, quindi andando qui dobbiamo la maglia alta e facendo una maglia alta sopra la maglia bassa, una maglia alta nell'archetto di 2 catenelle, una maglia alta sopra la maglia bassa e poi ricominceremo dal primo giro. Quindi questi sono i giri perché dovremo fare per andare a fare il giro avanti e indietro. Le cose sono cambiate e che nel primo giro iniziamo con una maglia alta e una catenella e terminiamo con una maglia alta e una catenella, nel secondo giro iniziamo con una maglia bassa e terminiamo con una maglia bassa, terzo giro tutte maglie alte. Quindi questa è l'unica differenza che dobbiamo fare dal passare dal giro di andata e ritorno a giri di da giri tutto tondo a giri di andata e ritorno. Io vi farò sapere quanti motivi ho fatto sul davanti e poi quanti ne abbiamo fatti dietro e come andare a cucire, e poi ci occuperemo di fare le maniche. Per le maniche sono ancora un po' indecisa se fare lo stesso punto o fare un punto molto più morbido, intendo dire che vorrei fare forse tutte maglie alte o forse tutti i ventagli tipo questo qui che abbiamo qui, devo ancora un po' decidere. Sicuramente farò delle maniche presumo a campana, giusto per variare un po' il tipo di maniche, oppure se non a campana una della manica larga che poi ha un polso che va a stringerle, devo ancora un po' decidere, ma naturalmente queste sono cose che faremo poi. Una volta fatto una manica vi mostrerò come farla anche voi in modo tale da farla uguale alla mia.
Ho ripetuto il motivo per 4 volte, quindi dagli scalfi per arrivare fino a sopra ho ripetuto il motivo 4 volte, sia avanti che dietro, e poi sono andata a cucire per circa, mi sembra, 5-6 cm. Comunque diciamo che ho cucito andando da sinistra verso destra per 2 motivi, quindi ho fatto 2 ventagli, sia da questa parte che da quest'altra parte. Di qua ho già fatto la manica, alla fine ho fatto solamente una manica molto larga, che quindi anche giù sembra campana, ma sopra è molto larga. Questo perché alla fine mi sono detta che la preferivo bella larga, in modo da dargli quel tocco diverso dal solito, quindi non le solite maniche che vanno larghe poi si stringono, oppure partono strette e si vanno a allargare, ma una manica bella larga, quindi per essere belle comode. Per farlo ho utilizzato un punto diverso, molto più forato, che sono 2 giri che vanno sempre ripetuti e sono veramente semplicissimi, e adesso vi faccio vedere come lavorerò. Sempre con l'uncinetto del 4 e mezzo, prendo il mio gomitolo e mi avvicino anche con la telecamera, così potete vedere meglio. Allora, come sempre, parto da sotto lo scalfo, mi aggancio con il filo e vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Forse mi devo avvicinare un altro po', ok. E quindi 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, 1 2 3, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 2, 2 catenelle, 1 2, salto un bel po' di un bel po' di spazio, quindi salto sia qui il foro, questo foro grande, questo foro, e vado dove ho il foro piccolo qui, perché comunque vedete ho un ventaglio largo e anche le 2 catenelle di separazione. Quindi vado nel foro piccolo dove diciamo che qui ho il giro di maglie alte e vado a fare di nuovo 2 maglie alte, 1 e rientro 2, una catenella, prendo il filo, rientro, altre 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 1 e 2, salto e vado di nuovo dove ho il giro di maglie alte. Quindi vedete, io orizzontalmente, ecco, forse così vede bene, ho il giro di maglie alte. Scusatemi, quindi vado di nuovo dove ho il giro di maglie alte e di nuovo vado a fare il mio ventaglio. Allora, io lo sto facendo bello largo perché comunque lo scalfo io non l'ho fatto molto molto largo, quindi posso allargarmi tanto, però mi raccomando, se invece a voi lo scalfo è stretto e quindi se vi allargate così tanto nel fare lo spazio tra i ventagli, andate a ridurlo un pochettino. Io naturalmente vi dirò alla fine quanti ventagli ho fatto, però taglia S, taglia M, taglia L, io lo dico sempre, fate il primo giro, vi dovete terminare in questo caso con un ventaglio e 2 catenelle, fate un primo giro e indossate nuovamente la maglia, in modo da vedere se la lavorazione vi stringe o meno. Quindi adesso continuo a lavorare in questa maniera, facendo sempre il mio ventaglio formato da 2 maglie alte, una catenella, rientro 2 maglie alte e poi 2 catenelle di separazione. Faccio questo per tutto il giro, alla fine vi dirò quanti ventagli ho io e vi farò vedere anche il secondo e ultimo giro. Allora, sto terminando il giro, ho fatto il ventaglio e le 2 catenelle e vi dico che io in totale ho 8 ventagli, e per me come larghezza va benissimo, non è che deve essere larghissima la manica, deve essere abbastanza larga da potermi permettere, se indosso una camicia sotto, che non mi stringa e non mi faccia le pieghe sul braccio. Quindi vado a fare una maglia bassissima entrando nella terza catenella. E adesso andiamo a fare il secondo giro, semplicissimo, con delle maglie bassissime mi porto all'interno dell'archetto di una catenella e vado a fare di nuovo il mio ventaglio, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, prendiamo il filo, rientriamo un'altra maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, rientro, altre 2 maglie alte, 1 e 2,
una catenella, vado dove ho le due catenelle, vado nell'archetto di 2 catenelle, entro e faccio una maglia bassa, una catenella e ricomincio da capo. Quindi vado nell'archetto di una catenella del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, rientro, altre 2 maglie alte, una e 2. Una catenella, vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo una maglia bassa, una catenella e ricomincio da capo. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il secondo giro. Quindi, come vi ho detto, veramente molto semplice. Terminato il secondo giro, si ricomincerà dal primo. Io adesso vi faccio per terminare il secondo, in modo da farvi vedere come si termina, e poi rifacciamo di nuovo il primo. Terminando quindi anche il secondo giro, ho fatto la maglia bassa e la catenella, vado nella terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. E da qui si ricomincia con il primo giro, quindi con delle maglie bassissime ci portiamo dove abbiamo l'archetto di una catenella e andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, rientriamo un'altra maglia alta, catenella, rientriamo altre 2 maglie alte. Una, due, 2 catenelle, 1 e 2, si ricomincia da capo andando nell'archetto del ventaglietto successivo. Quindi vedete, è un punto molto molto semplice, viene più forato rispetto alla parte centrale della maglia, ma è una cosa che ho scelto io di fare perché, come vi ho detto prima, io vorrei indossare questo maglioncino soprattutto sopra delle camicie o comunque dei lupetti, quindi è qualcosa che sotto, soprattutto i lupetti, mi tengono già ben calda, non ho bisogno di fare un punto molto molto coprente, quindi mi va benissimo fare un punto un po' più largo. Se invece voi volete fare un punto un po' più stretto, allora potete magari fare meno catenelle, nel senso, invece di fare 2 catenelle ne fate soltanto una, e quando andate a fare il giro con le maglie basse non fate le catenelle di separazione tra i ventagli, ma dopo aver fatto il ventaglio andate a fare direttamente la maglia bassa, così la lavorazione vi viene un po' meno forata. Penso che questo lo dirò anche inizio video, perché va a finire che avete già iniziato da lavorare e poi vi scoccia, non ve l'ho detto prima, e vi scoccia a sfilare, quindi visto che l'ho detto adesso lo dirò anche a inizio del video, quando vi presenterò la maglia una volta finita, in modo tale che già sapete che se volete fare la lavorazione un po' meno chiusa, il metodo per farlo c'è. Quindi adesso continuo a lavorare questi due giri per tutta la lunghezza della manica, alla fine vi dirò quanto è venuta lunga la manica, e poi stavo anche pensando di fare questo stesso motivo anche sotto alla maglia, per renderla ancora un po' più lunga, quindi che si possa indossare anche sopra dei leggings, e fare lo stesso punto che richiama la manica. Credo che farò questa volta questa opzione, e magari creeremo anche un collo con lo stesso punto delle maniche. Devo un po' decidere, perché usando la camicia e usando un lupetto, diciamo che non ho bisogno del collo alto, però mi piaceva l'idea di poter fare il bordo uguale alle maniche sotto la maglietta. Quindi adesso finirò la manica, proverò di nuovo la maglia, vi dirò quanto mi è venuta lunga la maglia, quanto mi sono venute lunghe le maniche, e se farò il bordino naturalmente vi farò vedere come si fa. Ho ripetuto il motivo per fare la manica 11 volte, sia da questo lato che dall'altro lato. Ho provato la maglietta e ho deciso alla fine di rinunciare a fare il bordino sotto, preferisco lasciare la maglia così com'è e anche di non fare nessun bordino sopra. Mi piace, l'ho indossata, mi piace come mi sta, quindi va benissimo lasciarla così com'è. Naturalmente voi invece, se volete, potete fare il bordino sia sotto o un collo alto, utilizzando o lo stesso motivo del corpo per fare il collo, o altrimenti il motivo delle maniche per fare il bordo sotto o il collo, un po' come più vi piace. Io invece ho deciso di lasciare la maglia così com'è, quindi possiamo dire che il nostro maglioncino è terminato.